L'abbigliamento tecnico è sempre tra le keyword più cercate, soprattutto quando inizia a fare caldo, e vedo che i video che ho fatto che riguardano la scelta di un abbigliamento tecnico, soprattutto estivo, iniziano a macinare visualizzazioni. Ma vi faccio anche una confessione: c'è un grandissimo errore che tutti fanno quando si sceglie l'abbigliamento tecnico. Ma prima di continuare a scoprire qual è questo grande errore e esaminarlo insieme, ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e attivare la campanellina delle notifiche, in quanto è l'unico vero modo che hai per supportarmi in modo che io possa continuare a portarti contenuti sempre più approfonditi e di qualità. Bene, l'abbigliamento tecnico è sicuramente uno dei costi più importanti quando si sceglie di iniziare questa bellissima passione che è il motociclismo. Perché? Perché l'abbigliamento tecnico è fatto per soddisfare determinati requisiti, che non sono solo quelli dalla protezione contro urti, scivolate e contatti e sfregamenti con l'asfalto, bensì è una protezione a 360 gradi. Andare in moto ci espone infatti a tutti gli elementi: sole, pioggia, caldo, freddo, umidità, ambienti molto secchi, detriti, insetti, insomma siamo completamente esposti alla natura, che è poi diciamocelo uno degli aspetti che più amiamo dell'andare in moto, quelli di essere molto a contatto con l'ambiente che ci circonda, e questa è una cosa bellissima. Tuttavia, quando inizia a fare caldo, se ne vedono tantissimi di motociclisti che vanno in giro a maniche corte, peggio ancora con i pantaloncini corti, per non parlare magari di qualcuno che usa anche i sandali. Ragazzi, andare in moto in primo luogo non è obbligatorio. È vero che non c'è nessun obbligo per quanto riguarda l'abbigliamento da moto completo. Intanto guardate quanto è bello questo scorcio scendendo dal Col dell'Is per andare verso View. È vero che nessuno vi punta il dito e nessuno vi farà mai una multa se andate in giro a maniche corte, ma ragazzi, andare in giro a maniche corte vi espone molto di più agli elementi. Cioè, io non capisco come molti di voi facciano ad affarsi chilometri e chilometri in pantaloncini a maniche corte, con il calore della moto che esce, con gli insetti che impattano sulla vostra pelle nuda che fanno malissimo, eventualmente con detriti e piccoli sassi sparati dai motociclisti o dalle autovetture che vi precedono. Insomma, non è una situazione proprio confortevole, e l'abbigliamento tecnico vi protegge tantissimo anche contro queste evenienze. Non a caso si chiama abbigliamento tecnico e non abbigliamento contro le cadute. È abbigliamento tecnico perché è studiato proprio per garantire il massimo comfort mentre si viaggia in tutte le occasioni. E il grande errore che molti motociclisti fanno è quello di pensare: acquisto una giacca e me la faccio andare bene per tutto l'anno. E purtroppo però non è così, perché se noi acquistiamo la moto ipoteticamente a marzo e quindi prendiamo una giacca che va bene per quel periodo lì, non andrà sicuramente bene per il periodo estivo. Come nel normale abbigliamento che mettiamo tutti i giorni ci sono indumenti estivi, indumenti invernali, indumenti per la mezza stagione, indumenti per la montagna e per il mare, così per la moto ci sono varie tipologie di giacche, pantaloni, scarpe, guanti e perché no anche caschi. Per cui non bisogna soffermarsi solo sul però la moto costa cara, l'abbigliamento costa caro, io prendo una giacca, un pantalone e lo uso 365 giorni l'anno. No, perché se fate così, d'inverno sentirete un freddo cane e d'estate invece sentirete un caldo asfissiante. Ci sono indumenti come per esempio questa giacca che sto vestendo che vi permettono di girare anche con 40 gradi senza patire più di tanto. Poi che andare in moto con 40 gradi non sia una grande idea, io sono d'accordissimo, ma infatti non ci vado neanche io, perché tra il calore della moto e l'afa ambientale si soffre parecchio. Tuttavia, con gli indumenti giusti non si soffre poi più di tanto. Ma non è necessario andare a spendere 400-500 euro per prendere l'indumento più bello, quello che mi fa apparire. Esistono giacche dotate di protezioni, paraschiena e completamente traforate anche nell'ordine dei 150-130-180 euro. E quindi perché non proteggersi?
in tutte le evenienze. D'estate l'asfalto raggiunge temperature anche di 60 gradi. Ragazzi, l'ultima cosa che volete fare, e fidatevi perché io l'ho provato sulla mia pelle cadendo con la bici tanti anni fa, è toccare e avere quella sensazione di ustione con la vostra pelle contro l'asfalto a quelle temperature. Proteggetevi sempre, ma non proteggetevi perché qualcuno ve lo dice o perché c'è l'obbligo e allora che palle devo farlo. Proteggetevi per il vostro bene. Non è che io vado tranquillo per cui non mi capita niente. Questo modo di pensare è sbagliato sempre. Non è che se finora non ti è capitato nulla allora non ti capiterà mai nulla, perché non ci sono solo le tue condizioni fisiche e motorie a dettare come andrà un giro, ci sono le condizioni dell'asfalto, in più c'è il traffico, in più ci sono tantissimi altri fattori che potrebbero determinare una caduta. Ma anche da fermo non è che bisogna fare gli AESAI da 300 all'ora, anche da fermo l'abbigliamento tecnico ti protegge. Per cui, cari motociclisti, soprattutto cari neofiti, non cadiamo nel pensiero sbagliato di dire io compro una giacca perché la giacca costa. La moto è una delle passioni più costose in assoluto, non solo per l'acquisto e il mantenimento del mezzo, ma proprio per tutto ciò che c'è a corredo: acquisto dei bagagli, fare i viaggi, prenotare gli alloggi, andare in giro, pagare la benzina, pagare le gomme, e ovviamente bisogna mettere in conto anche pagare l'abbigliamento tecnico. Dopotutto, vi sognereste mai di andare al mare con un cappotto da montagna? Vi sognereste mai di andare in montagna col costume? No. E allora perché dovremmo andare in moto a maniche corte e con i pantaloncini? E non ci sono scuse. Molti di voi peraltro mi chiedono ma per lo scooter cosa faccio? Ragazzi, andare scooter, andare in moto, sempre su due ruote, sempre all'aperto siete. Non è che l'asfalto fa distinzione tra chi va in scooter e tra chi va in moto. Se cadete vi fate comunque male, per cui proteggetevi. Esiste abbigliamento specifico anche per lo scooter e esiste abbigliamento specifico per l'uso in città, magari non con colori così sgargianti, magari poco adatti a chi frequenta magari uno studio di professionisti, ma pienamente utilizzabile mentre si viaggia su due ruote anche d'estate, e che comunque vi protegge a 360 gradi contro le insidie del viaggiare su due ruote. Ricordatevi, è una passione, ci dobbiamo divertire, non dobbiamo farci del male e dobbiamo proteggerci a 360 gradi, tenendo in considerazione che in moto e sulle due ruote in generale può succedere di tutto. Una testimonianza di questo grande errore è che adesso su tantissimi gruppi Facebook leggo sempre più persone dire però quando vado in moto sento tanto calore sui polpacci, la moto è difettosa. Ragazzi, caspita, avete scelto un mezzo che c'ha il motore in mezzo alle vostre gambe, è ovvio che se andate in pantaloncini sentite il calore del motore. Il tessuto tecnico dei jeans da moto vi protegge anche contro quella tipologia di fastidio, tant'è che io non ho mai avvertito fastidio dal calore messo sulla mia moto. Poi è ovvio che se sono in una situazione cittadina, imbottigliato nel traffico, con faccio un metro e mi fermo poi per 30 minuti perché c'è coda, semafori e quant'altro, è ovvio che il calore non è una cosa trascurabile. Tuttavia un pantalone tecnico e l'abbigliamento tecnico in generale vi permettono di affrontare al meglio qualsiasi situazione e senza farvi patire il caldo. Questi sono i miei 2 centesimi per questo argomento. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Avevo fatto un video specifico anche sull'abbigliamento tecnico da utilizzare in estate, ve lo lascio nella i in alto alla vostra destra, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao. E questa è la cittadina di View.